Ragazzi, concludiamo questa sera la nostra settimana di preghiere serali pensando a questa grande scena. Abbiamo visto i diversi personaggi, abbiamo visto l'asino, la città, i bambini, i discepoli. Ci siamo fermati a capire bene quali sono le loro caratteristiche e adesso viene il turno del vero protagonista. Il vero protagonista di questa scena è Gesù. Gesù che vede Gerusalemme, vede l'asino, vede i bambini, vede i discepoli. Allora vede Gerusalemme e ci dicono i Vangeli, piange. Piange perché capisce che questa città non ha il cuore pronto. Vede l'asino e dice, ecco qui, come farò a salvare il mio popolo? Sarò il suo re. Vede i bambini e capisce che soltanto loro possono accogliere la buona notizia del Vangelo. Vede i discepoli e dice, speriamo che almeno loro imparino. Ecco, vedete, Gesù con il suo sguardo attraversa la nostra vita. Lui ci conosce per davvero, sa di che cosa abbiamo bisogno. Qualche volta pensiamo di dover svegliare Dio, di dovergli raccomandare il modo con cui affrontare le difficoltà, di dirgli, indicargli le soluzioni migliori per i problemi che ci toccano da vicino. In realtà, Gesù lo sa di che cosa abbiamo bisogno. E noi bisogna che impariamo semplicemente a ricordarci che lo sguardo di Dio entra anche nella stanza più segreta del nostro cuore e sa tutto quello che c'è lì dentro. Magari qualcuno, guardando il suo cuore, dice speriamo che questa cosa non la capisca nessuno, speriamo che nessuno si accorga. E però invece Gesù si accorge e troverà pian piano il modo e l'occasione di farci guarire da quelle ferite che vorremmo nascondere a tutti. Allora, penso che questa settimana sia stata proprio utile. Quando tra qualche settimana celebreremo la Domenica delle Palme, ricordatevi, la città, l'asino, i bambini, i discepoli, ma soprattutto Gesù. Gesù, che vede tutti gli altri e per ciascuno di loro trova un compito. La città che deve diventare pace, l'asino che deve portare la buona notizia, i bambini che sanno aprire il cuore, i discepoli che devono imparare. E a te, Gesù, che cosa chiede? Facciamo gli auguri oggi e domani a chi compie gli anni. Allora, oggi venerdì compiono gli anni Valentina, 9 anni, e poi Luca, 7 anni, e poi un altro Luca, 9 anni, con il suo grande papà Paolo. E poi il papà Francesco, e poi facciamo gli auguri anche a chi compie gli anni sabato, Alessandro 9, Ilaria 10 e Alice 12. A tutti loro il regalo prezioso della nostra preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E prima di salutarvi vi ricordo che come l'acqua
della Samaritana disseta il cuore, così anche l'acqua della preghiera disseta il nostro cuore alla fine di ogni giornata. Ragazzi, buonanotte, a domani.